Domani, lunedì 24, a Londra si terrà il processo, un'udienza per decidere se Julian Assange debba essere estradato negli Stati Uniti, dove lo aspettano 17 capi di imputazione per spionaggio, collusione col nemico e quindi una condanna minima di 175 anni, cioè la condanna a morte praticamente, perché per come lui verrà incarcerato, ne abbiamo già un esempio a Londra, dove è stato buttato praticamente in un scantinato isolato per 50 settimane, fino a quando i suoi compagni di prigionia non hanno firmato una lettera in cui chiedevano che fosse cessato questo brutale, feroce isolamento, dal quale è uscito in una prima udienza senza neanche riconoscere dove si trovava per come era stato ridotto. E Meltzer, il relatore delle Nazioni Unite, infatti ha giustamente parlato di brutale tortura, e lo è. Non ricordava o ricordava fatica il suo nome, non capiva i procedimenti, non gli era stato permesso di prepararsi. Questa è la democrazia giuridica della Gran Bretagna, patria della legge, della democrazia. Negli Stati Uniti lo aspetta qualcosa di molto peggio. Il Deep State, cioè lo Stato parallelo, profondo degli Stati Uniti, quello che sta esercitando un'operazione di genocidio, di silenzio sul mondo intero, sa come adoperarsi, come trattare coloro che infrangono il muro di Truman Show e rivelano una verità vera. Sono un nano rispetto a quello che Assange è riuscito a fare sfondando il muro di Truman Show. Però vi dico che siamo tanti in piccoli che stiamo venendo avviati verso il destino di Assange, che è il simbolo, la bandiera, il simbolo di come si devono trattare coloro che svelano i crimini del potere. Libero! Assange libero! Assange libero! Assange libero! Assange libero! Grazie, Claudio Benigni. È il turno di Franco Fracassi, prego. Un po' instabile qui, comunque. Allora, circa 3 anni fa, in tutta Europa è sorto un movimento ampio, fatto di associazioni, fatto di tante singole persone, che hanno incominciato a battersi per la nostra salute, per la nostra democrazia, per non essere assoggettati alle multinazionali, specialmente quelle statunitense. Di cosa sto parlando? Sto parlando del Trattato di Libero Scambio tra Europa e Stati Uniti, il TTIP. Questo enorme movimento non sarebbe stato possibile se Wikileaks non avesse rivelato l'esistenza di un trattato segreto parallelo che stava portando avanti l'Europa insieme agli Stati Uniti. Se non ci fosse stato Assange, non avremmo saputo nulla di tutto questo. Assange ha fondato Wikileaks nel 2006, da allora vi cito solo alcune delle cose che ha fatto, perché noi ce le dimentichiamo, ma ha fatto delle cose meritorie, delle cose che hanno inciso sulla vita di tutti quanti noi, sia quelli che stanno qui adesso in piazza, sia quelli che passeggiano, sia quelli che apparentemente non gliene frega nulla della sorte di Assange. Assange ha denunciato le torture a Guantanamo e ha denunciato il fatto che gli Stati Uniti per anni hanno sequestrato persone in tutto il mondo per portarle in paesi spesso dove non esiste il diritto, per poterle torturare, per potergli estorcere informazioni non necessariamente legate al terrorismo, come dicevano gli Stati Uniti. Assange ha pubblicato con Wikileaks centinaia di migliaia di documenti che si chiamano War Diaries, che sono documenti legati alla guerra in Iraq. Ha svelato il fatto che in Iraq i nostri soldati occidentali, non solo quelli americani,
torturavano, uccidevano persone che non c'entravano nulla con la guerra, civili, bambini. Assange ha rivelato l'esistenza di abusi perpetrati dalle truppe, specialmente statunitensi, in Afghanistan nei confronti della popolazione civile, assaltando, distruggendo, massacrando interi villaggi di gente inerme. Assange ha mostrato a tutto il mondo che cos'è la brutalità della guerra digitale, la guerra che si fa attraverso i droni. Ha mostrato le immagini di un elicottero, anzi di un drone, che si trovava a un'altezza siderale, che sparava sulla folla. E chi sparava si divertiva, lo considerava un videogioco. Venivano uccise persone, in quel caso anche due giornalisti. Assange ha rivelato gli abusi della National Security Agency, la più potente agenzia di spionaggio del mondo, un'agenzia che ha un budget di oltre 100 miliardi di dollari all'anno, 120.000 dipendenti, e spia tutto e tutti in tutto il mondo, sta spiando anche noi in questo momento, non ne ho dubbi. Assange ha rivelato attraverso Wikileaks il fatto che tutti i capi di Stato del mondo sono spiati dagli Stati Uniti, tutti. Quindi potete immaginare la libertà che hanno i nostri governi, non importa quale governo, se il potente governo della Merkel o un governo molto meno potente di un paese africano, possa pensare anche solo di intraprendere una politica diversa da quella indicata dalla Casa Bianca. Assange ha svelato centinaia di delitti, piccoli e grandi, commessi dalle multinazionali statunitensi in tutto il mondo, disastri ambientali, disastri umani. Assange ha rivelato come durante la scorsa campagna elettorale per la Casa Bianca, la candidata democratica Hillary Clinton, prima di essere la candidata democratica, ha illegalmente, in maniera ignominiosa, distrutto la campagna elettorale del suo rivale Bernie Sanders, gettando fango su di lui, costruendo notizia d'arte per impedire che Sanders venisse candidato come alternativa a Trump, perché Sanders poteva vincere e Sanders non faceva parte del potere, non faceva parte, non aveva Wall Street dietro di sé. Ecco, Assange mi piace pensarlo come una specie di Clint Eastwood degli anni 2000, una sorta di vendicatore, cioè colui che arriva dove non arrivano gli altri, perché i media oramai troppo spesso omettono le notizie, modificano le notizie, pubblicano e diffondono notizie totalmente false. Più è grande l'evento, più è pesante l'intervento mistificatore dei media. E il problema è che noi agiamo, pensiamo, decidiamo in base a quello che ci viene raccontato. Quindi loro mistificano le nostre menti, ci obbligano a fare cose che probabilmente non avremmo mai fatto. Allora, si dice sempre che i media devono essere il cane da guardia della democrazia, e oramai è l'esatto contrario, è Assange il nostro cane da guardia. Non solamente lui, ovviamente, ce ne sono tanti altri, sono tantissimi bravissimi giornalisti che provano a battersi. Ormai non vengono nemmeno più uccisi, non ne vale la pena, è sufficiente oscurarli o è sufficiente creargli il vuoto intorno, così come è stato fatto con Assange. La cosa che fa più male è che quando Assange è stato arrestato in questo anno, quasi tutti i più importanti media, i più importanti giornalisti
non hanno detto una parola in favore di Assange. Quasi tutti, anzi, hanno applaudito all'arresto con una motivazione risibile, anzi io direi criminosa dal punto di vista dell'informazione, dicendo che Assange aveva violato la legge. Allora, bisogna capire che cosa si intende per informazione, che cosa si intende per servizio pubblico, che è quello che dovrebbero fare i giornalisti. Un giornalista ha il dovere di procurarsi le informazioni tutte, in maniera legale e in molti casi illegale, ma non illegale perché si commettono chissà quali crimini, illegale perché non si seguono le procedure che seguirebbe, che so io, un avvocato, un magistrato, un poliziotto. I giornalisti non sono questo, non devono portare a processo le persone, devono dare le informazioni. Allora immaginate un giornalista che ottiene un'informazione su un delitto, su una strage, però l'ha ottenuta in maniera bislacca, magari perché ha origliato, magari perché ha trovato un foglio che usciva fuori da una borsa a letto, una cosa, e poi si è andato a informare, magari perché è andato a intervistare un latitante. Quante volte è successo che giornalisti sono stati perseguiti perché hanno arrestato i latitanti, che non perseguivano i magistrati, che non perseguiva la polizia, e poi il magistrato chiamava il giornalista per chiedergli conto, per chiedere: ma tu questo latitante come l'hai incontrato? Ma il lavoro del magistrato, il lavoro del poliziotto incontrato. Se lo riesce a beccare un giornalista, ma perché non lo può beccare un poliziotto? In tutti questi casi il giornalista ha il dovere, è il suo mestiere quello di informare, e ovviamente fa una cosa che è borderline. Immaginate in paesi come la Cina o in paesi dove non c'è esattamente una vera libertà di informazione, dove i giornalisti vengono perseguiti, e ci dovremmo arrendere? In quei paesi dovrebbero alzare bandiera bianca e stabilire che non si può raccontare la verità? Non si può raccontare quello che accade semplicemente perché le leggi stabiliscono delle regole così draconiane che lo impediscono? Noi dovremmo dare una medaglia a quei giornalisti, e in realtà è stato fatto, perché per quei paesi che sono messi all'indice, ho fatto l'esempio della Cina, i giornalisti che hanno rivelato le cose sono stati premiati. Però se un altro giornalista fa la stessa cosa con gli Stati Uniti d'America, quel giornalista è un criminale. Allora, io volevo chiudere affrontando un altro tema, e scusate se vi sto rubando tutto questo tempo. Noi oggi siamo in un'era in cui i giornali, le televisioni sono quasi appartenenti al passato. Qui adesso ci sono delle telecamere in streaming, Facebook, cose fino a qualche tempo fa avveniristiche, perché oramai la maggioranza dell'informazione passa attraverso i social media. È lì che si decidono, si decide come deve agire l'opinione pubblica, è lì che si decidono le elezioni, come le elezioni negli Stati Uniti. Bene, la principale piattaforma di social media, Facebook, come del resto anche le altre, è tutto tranne che una piattaforma libera, indipendente. È il principale strumento di controllo delle masse e di indirizzo dell'informazione. Facebook non è di Zuckerberg che l'ha fondata, Zuckerberg non ci ha messo una lira, Facebook è di chi ci ha messo i soldi, e i soldi ce l'ha messi in una società che si chiama InQtel, che è una società fondata di proprietà al 100% della CIA. E questa società che controlla quasi la metà del consiglio di amministrazione sostanzialmente decide cosa fare di Facebook, è quella che decide se i vostri post, le vostre dirette vengono viste da 10 persone, da 100, da 1000, se una cosa viene censurata oppure no.
Allora, questa è la battaglia di informazione che dobbiamo fare. Al di là di quello che accadrà domani, sperando ovviamente che l'estradizione non venga data, però se non capiamo che noi siamo strumento di qualcos'altro, se non capiamo che possiamo agitarci quanto vogliamo, ma il nostro tanto agitarsi fa solo sì che noi perdiamo dell'ossigeno, come se stessimo in una sorta di campana in cui nessuno ci vede, nessuno ci sente e ci agitiamo. Se non alzano il coperchio di questa campana, nessuno ci ascolta. Ecco, noi dobbiamo puntare alla campana, dobbiamo renderci conto che se il mondo andrà come sta andando, sempre più digitalizzato, e se noi non metteremo un freno alla concentrazione sia dei social media ma perfino dei media tradizionali, che sono di proprietà, vi vorrei ricordare, di 8 soggetti, 8 hanno la proprietà del 70% di tutta l'informazione che circola nel mondo, e questi 8 soggetti sono finanziati da 3 società che sono azioniste tra di loro, una sorta di Dio, un ettrino che ci controlla tutti quanti. Bene, se noi non capiamo questo, la nostra sarà, mi dispiace dirlo, una battaglia di testimonianza. Noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo puntare in alto. Assange questo l'ha capito, e questa è la sua importanza. Lui questa cosa l'ha capita e ha puntato in alto, e ovviamente, come fa Icaro, quando si punta in alto, quando si cade è una caduta rovinosa, ed è quello che sta accadendo a lui. Ma se gli Icaro fossero centinaia, migliaia, milioni, non ci sarebbe nessun Dio a sciogliere la cera dalle ali. Grazie mille. Ho sentito già molte cose, non le voglio ripetere. Io sono rimasto colpito di una sola cosa, aggiungo. Assange è perseguitato da 10 anni, 10 anni della nostra vita, pensate. E tutto è cominciato con una bugia, perché le accuse che sono state mosse contro di lui dal governo svedese erano false, adesso lo sappiamo, interamente false. Non c'era nessuna accusa nei suoi confronti, non ha violentato nessuno, e neanche le due donne che sono state protagoniste di quella fase hanno poi riconosciuto che non c'era stato nulla, cioè hanno inventato. Cioè il governo svedese è stato istruito dai servizi segreti americani e ha inventato una bugia, semplicemente, che è cominciata 10 anni fa. E come ha detto il rappresentante delle Nazioni Unite contro la tortura, che ha fatto un'indagine veramente splendida, devo dire, io l'ho letta tutta con molta attenzione, anche se lui stesso ha ammesso che all'inizio lui non sapeva niente, è stato chiamato in causa dagli avvocati di Assange con grave ritardo. Comunque l'inchiesta l'ha fatta e ha scoperto tutte le carte, perché Lenin Moreno ha ricevuto miliardi per fare quello che ha fatto, cioè lo ha privato in un giorno solo del suo passaporto, della sua cittadinanza, perché era diventato cittadino ecuadoregno. In poche ore lo hanno preso, lo hanno incartato, lo hanno consegnato nelle mani degli inglesi, i quali a loro volta nello spazio di 15 minuti in 15 minuti lo hanno privato della libertà e l'hanno condannato a 50 settimane di reclusione in condizioni di assoluto isolamento, quando normalmente, come scrive il rappresentante dell'ONU, per molto meno si riesce a passarla praticamente indenne, con una condanna a 2 giorni di carcere al massimo e a una multa finanziaria. A lui hanno dato 50 settimane di reclusione in assoluto isolamento, lo hanno sottoposto a tortura, tutte cose che sono ormai acquisite. Cosa abbiamo di fronte dunque? Abbiamo di fronte una vera e propria associazione a delinquere alla quale hanno preso parte il presidente ecuadoregno, il capo o i capi dei governi della Svezia, il capo o i capi dei governi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Questo è accaduto con Assange. Quindi noi siamo di fronte a una cosa molto grande, molto più grande di Assange, che si può definire solo in un modo: colpire uno per dare la lezione a tutti. Questo è il significato di quello che accade. E quindi se
se oggi Assange verrà estradato, avete sentito già, è stato detto, pendono sulla sua testa 175 anni di carcere. E non so se vi è stato detto che il tribunale che dovrà giudicare Assange è già stato deciso, anzi è obbligatorio, nella città di Alexandria, Virginia. E nello stato di Virginia, che sta vicino a Washington, ci sono tutti, in quell'area ci sono tutti i servizi segreti americani, la CIA, l'FBI, la NSA, tutti i servizi segreti. Quindi la giuria sarà composta di agenti dei servizi segreti americani. Da quel tribunale non si esce con una soluzione, nella migliore delle ipotesi si esce con un riconoscimento parziale della colpa, finto naturalmente, e subito dopo ovviamente uno che riconosce la colpa verrà punito un po' meno, ma è la migliore delle sorti che possono succedere. Il rappresentante delle Nazioni Unite ha già visitato Assange con due medici qualche mese fa, che hanno accertato, esiste quindi un accertamento di tre esperti che dicono che Assange è già stato sottoposto a gravi, gravi torture psicologiche. Può reggere un uomo in queste condizioni? Chiunque in queste condizioni sarebbe distrutto. Io posso proviamo a immaginare cosa significa stare 50 settimane senza vedere nessuno, senza poter incontrare né suo padre né i suoi figli, in una situazione terribile. Questa è una persecuzione vera e propria, peggio dell'Inquisizione. Quindi se Assange va a finire negli Stati Uniti, noi tutti saremo responsabili della sua sorte. E io a questo punto aggiungo, ma è già stato detto, ma bisogna dirlo, noi viviamo in un mondo di farabutti che hanno importanti responsabilità di Stato, di governo, di istituzione. L'ordine dei giornalisti dovrebbe essere immediatamente sottoposto a un'indagine collettiva per la loro incapacità, per la loro vergogna, per il loro silenzio. Domani, io prometto una cosa, domani ci sarà un seminario alla Federazione Nazionale della Stampa e io andrò a intervenire e chiederò conto ai giornalisti italiani che non hanno parlato su questa questione. Quindi quello che sta accadendo è questo, che la sorte di Assange è la nostra sorte. Noi sappiamo, lo sapete tutti benissimo ormai, che la gran parte dei 500 milioni di europei, con la gran parte del quasi miliardo di abitanti del miliardo d'oro, non sanno nulla di quello che sta accadendo. Milioni intorno a noi non sanno di quello di cui stiamo parlando, non hanno la minima idea. Noi viviamo già in un mondo in cui la gran parte della gente è stata lobotomizzata. A me viene in mente quel romanzo, se non l'avete letto leggetevelo, di Julian Huxley, The Brave New World, in inglese, il nuovo mondo, leggetevelo. Lì in quel romanzo si racconta come agli abitanti di quel paese veniva dato il soma, a noi viene data la televisione, i media, le cose che leggiamo, le bugie tutti i giorni. Milioni di nostri concittadini non sanno nulla di ciò che accade. E allora cosa dobbiamo chiederci? Dobbiamo dirci, bisogna costruire un movimento per togliere dagli attuali padroni dell'informazione gli strumenti che loro hanno, che usano contro di noi. Noi dobbiamo ricostruire, dobbiamo riguadagnare il controllo. Urla, lo dico così. Megafono. Stata la scia. Il drone. Aspetta. Bloccato. Pile. Ragazzi, no, aspettate, tanto. Certo. Però tu mi dici quello che devo dire e io parlo. Assange libero!
libero. Sa. Continuiamo con altri potenti mezzi, non ci ferma nessuno. No, volevo finire con una proposta, perché è una proposta seria. È un po' di tempo che io la dico, vorrei che la sentiste tutti. Questa manifestazione di oggi, lo sapete dove dovevamo farla? Non in Piazza del Popolo, ma sotto la RAI, Radio Televisione Italiana. Bisogna che ci abituiamo, d'ora in poi, bisogna che ci abituiamo ad andare a cerchiare i giornali. Bisogna andare sotto la redazione di Repubblica e chiedere perché non hanno parlato niente, non hanno detto niente di Assange. Bisogna andare dal Corriere della Sera, bisogna andare sotto la 7, bisogna andare sotto la sede di Mentana e chiedergli perché nel suo telegiornale non ha mai una volta sola pronunciato la parola di Assange. Questo dobbiamo cominciare a fare, perché se noi facciamo qui parliamo a 10 persone, invece loro li dobbiamo chiedere conto di quello che dicono e di quello che non dicono. Sono più importanti loro, nel senso negativo, che i nostri medici, quelli che ci curano. Loro hanno nelle loro mani la testa di 50 milioni di italiani. Bisogna che gli togliamo quei microfoni e li mettiamo nelle mani di persone oneste e decenti. Buona fortuna. Allora ringraziamo Giulietto, continuiamo con questo potente mezzo. Volevo fare una piccola dichiarazione. Questo qui è il nostro presidente attuale di Ecuador, Lenin Moreno. Quello che ha tradito all'Ecuador, a Latinoamerica, è un traditore. Bravo! Lui ha venduto, ha ceduto, ha dato a Julian Assange agli Stati Uniti a Londra. Esattamente un anno fa, il 9 di aprile, mi ricordo, lui ha permesso, Lenny Moreno ha permesso che la polizia britannica entri in l'ambasciata di Ecuador in Londra. Una cosa mai vergognosa che non ha successo in nessuna ambasciata del mondo. Per questo Lenny Moreno è considerato un traditore. A parte che ha permesso l'entrata della polizia britannica per portarlo via a Julian Assange, a Rastra si dice, no? Lui continua a perseguitare ai nostri presidenti.